Gente che mi insultava, gente che mi diceva non La dovresti gente ti preoccuparti. insultava? Per E i brufoli? anche pesantemente. Che orrore! Oppure non dovresti toccarti, bruciati direttamente la faccia, tutte queste cose. Io li ho eliminati tutti perché ho pensato che comunque non era, non tanto per me, non era bello per chi ne soffriva. Perché io immagino una ragazza o un ragazzo che soffre d'acne, che ha l'acne e che legge i miei commenti e dice: bene, se la insultano a lei, chissà a me che cosa potrebbero fare. Ragazzi, c'è una faccia familiare in questa rubrica Diversity. Ciao! Per chi non lo sapesse, ragazzi, lei è Gloria Fer. Presentati un po', Gloria, chi sei, che cosa fai? Ciao a tutti, io sono Gloria e ho un canale YouTube appunto dove tratto di lifestyle, beauty, parlo di me, faccio la stupida, insomma, racconto la mia vita. E quindi oggi sono qui ospite da Loretta. Yes! Ma allora, io ho invitato Gloria perché tantissime persone della mia community mi chiedono in continuazione, ho notato proprio questa richiesta costante sul come gestire una pelle acneica, su come riuscire ad avere una base perfetta se si hanno delle imperfezioni date dall'acne, quindi cicatrici, rossori, rigonfiamenti, e siccome tu, cioè secondo me, anche se per me, cioè, anche se non sei una makeup artist magari certificata, io ti ritengo una persona molto competente perché Grazie. avendo visto negli anni, da quando ti L'evoluzione. conosco, sì, ti sei sempre comunque truccata molto bene e sei sempre riuscita a minimizzare, ecco, il problema che tu avevi. E quindi in questo caso, ragazzi, ho deciso di chiamare Gloria perché è una persona competente e perché ci può dare, ci può raccontare la sua esperienza, ci può aiutare, anzi, può aiutare le persone che stanno guardando questa puntata affinché possano migliorare, insomma, le condizioni. Quindi nel corso di questo video lei consiglierà magari anche dei prodotti con i quali si è trovata bene, il perché le è venuto Esatto. l'acne e niente, quindi questo. Yes! E adesso andiamo al tutorial. Esatto. Io come vedete ho già fatto la base Yes. e vi faccio vedere che cosa ho utilizzato, così almeno se siete anche chiare come me, potete capire più o meno, indirizzarvi a prendere più o meno gli stessi prodotti, anche le colorazioni. Per le occhiaie, che io soffro molto, ho la pelle molto secca nonostante io abbia sofferto di acne. Ho utilizzato l'HD Photogenic Studio di NYX, questo qua è nella tonalità 01 porcellana, infatti è più chiaro. L'ho utilizzato in questa zona e poi per coprire un po' le macchiettine, le cicatrici, insomma, dell'acne che ho avuto e anche i brufoletti che mi sono usciti in questo periodo, perché sono in quel periodo del mese, quindi proprio oggi cade a fagiolo. E poi ho utilizzato il Total Control di NYX, che anche questo è quello che utilizzo oramai da più di 6 mesi perché mi piace tantissimo come mi sta, è molto leggero. Non ha una coprenza altissima, è stratificabile, quindi potete decidere voi se metterne di più o di meno. E la tonalità, stranamente, è la 05. Stranamente, io sono abbronzata adesso, quindi per me la 05 è abbronzatura. Allora, io ti voglio chiedere una cosa. Sì. Ci sono delle opinioni contrastanti su questo fondotinta, perché per esempio io mi trovo abbastanza bene, devo dire, perché con il primer, avendo la pelle grassa, riesco comunque a farlo durare, però ho sentito diverse persone che si sono lamentate del fatto che non è adatto proprio per una pelle che è secca. Tu che cosa fai per non far sì che questo fondotinta si spezzi, si Sì, divida, sgretoli, si esatto. sgretoli? Io non lo fisso tantissimo, nel senso che uso la No Filter sempre di NYX, che è molto impalpabile, molto quasi con un finish sheer delicato. La utilizzo solo in questa zona, nonostante, come vi ho detto, sono molto secca, però quando rido mi si fanno tante pieghettine, quindi comunque un po' la vado a fissare in modo leggero, però nel resto del viso picchietto
pochissimo la cipria proprio per non andare a seccare troppo il viso. Poi spruzzo tanto l'acqua, che ne so, l'acqua di cocco, piuttosto che questi prodotti spray per lasciare la pelle idratata durante il giorno. Quindi normalmente questo è quello che faccio. Poi ovvio, se la fissate troppo, e con i brufoli non è consigliato neanche fissare troppo, perché poi la parte più superficiale del brufolo si arrossa, si vede comunque la cupolettina, ecco, la parte più esterna del brufoletto, quindi sempre meglio lasciare il viso idratato. Okay. E non coprirlo troppo con i brufoli. Ok, allora, per quanto riguarda invece il rossore, tipo se ti viene se ti vengono delle macchie rosse, come fai a coprirle? Come fai ad annullare il rossore sulla tua pelle, che è molto molto chiara? Allora, io, come hai detto appunto tu prima, ho un sottotono neutro. Yes. Quindi anche i correttori su di me diventano di tonalità strane. Ok. Ma io non mi sono mai, diciamo, cancellata con correttori specifici. Quindi non fai contrastanti. Color correcting. No, purtroppo. Okay. No, infatti vorrei iniziare proprio a farlo, e come vi ho detto utilizzo un correttore comunque leggermente più, sempre un po' più giallognolo, arancione per questa zona così, però come ho detto prima lo tampono insomma sopra il brufolo, però okay. Non vado a fare color correcting, no, quello no. Ok. E devo iniziare a farlo, e se volete, sì, cioè nel senso sui rossori magari stendete o un primer verde o comunque un correttore verde, però non andate troppo a calcare sopra il brufolo, sia perché poi lo caricate troppo. Sì, però lo andate anche a infettare, cioè nel senso lo andate anche a far proliferare, diciamo. Oh, sì, perché okay. Lo stimoli, capito? Quindi sempre meglio, un po' come facciamo qua in questa zona delicata, andare anche sui brufoli per non andare a farli tamponare troppo. Sì, sì. Ok. E poi l'ultima cosa che ti volevo chiedere in merito ai brufoli. Ah, ecco, le cicatrici. Mm. Le cicatrici. Allora, per quanto riguarda il mio incarnato, a me diventano, perché ragazzi, io sono una di quelle che se le schiaccia, non lo dovrei fare. No. Non si fa. No. E ogni tanto, ovviamente, se sto lì che mi punzecchio, che mi stuzzico, mi viene la cicatrice nera. Ah, sì. A te di che colore viene? A me è grigiastro. Ok. A me diventa un rosso proprio sbiadito grigiastro, un colore strano. E come fai a coprirlo quello? Sempre quello sempre con i correttori, perché come ho detto non faccio color correcting, però comunque sì, già applicando la base verde tutto quanto si annullano i rossori, che sono quelli che si vedono di più, poi già col fondotinta comunque un po' si annullano. Ok. E poi però consiglio, se volete, una crema che va a schiarire, magari la mettete la sera prima di andare a dormire, e questa vi può aiutare comunque a schiarire le cicatrici più scure, le macchie, ecco, del viso. Come si chiama questa crema? Allora, questa qui è un siero praticamente, è molto appiccicoso, sembra quasi la bava di lumaca, no? Infatti vi consiglio anche le creme con la bava di lumaca per andare ad attenuare i rossori. Sì. Sono molto molto idratanti, anche quelle vi lo consiglio di metterle la sera, perché comunque prima del trucco no, assolutamente no, perché vi scivola via tutto. Questa qua è della Lady Kim, è un prodotto coreano. Dove l'hai presa? L'ho preso sul sito Yes Style. Hanno un sacco di prodotti anche per l'acne, un sacco di prodotti con questi estratti alla bava di lumaca che aiutano a lenire insomma un po' i rossori. E questa qua va a schiarire, infatti si chiama Vampire Dark, proprio per i vampiri, perché va a schiarire la pelle. È una che cosa figata. Bellissima. Sì, sì, è proprio utile. Questa ne usavo insomma pochina, perché non volevo andare a schiarire troppo il viso, quindi la mettevo solo sulle zone da schiarire. Ok. Consigliata. E ci sono altre creme, cose che vuoi utilizzare, che vuoi consigliare, che hai utilizzato, con le quali ti sei trovata bene? Sì, oltre alle creme alla bava di lumaca utilizzavo anche e utilizzo tuttora lo scrub, anche se lo scrub è sconsigliato. Lo scrub è sconsigliato per chi ha la pelle impura, diciamo, perché anche lì vai a stressare troppo la pelle. Però questo qua è veramente molto molto leggero, e poi è bene comunque togliere la pelle secca, cioè la pelle morta in superficie, quindi anche qui delicatamente. Questo qua è della Saint Yves, l'ho preso, vabbè, in America, però credo si possa trovare anche su qualche sito che venda queste cose su qui. Amazon c'è? Non ho guardato, semmai appunto adesso guardiamo e ve lo diciamo. Vabbè ragazzi, noi dopo mettiamo magari i link di questi prodotti che ha consigliato Gloria. Esatto. E se durante la nostra conversazione ci viene in mente o ti viene in mente qualche altro prodotto, poi lo cerchiamo sul web. Esatto. Così vediamo se c'è, se è reperibile più okay. che altro. Bene. Bene. Allora, ragazzi, adesso iniziamo con il make-up. Se volete magari un video dedicato
sulla pelle acneica, magari posso chiedere a Gloria di farlo sul proprio canale. Sì, volentieri. Così almeno cioè adesso io volevo semplicemente dare delle nozioni e consigliare magari dei prodotti. E se volete invece che Gloria magari sul suo canale fa un video dedicato alla pelle con impurità acneica, esatto, eccetera eccetera, mettete un like. Volentieri. Mettete un like a questo video. Fatelo. Bene. È una minaccia. Che cosa, con che cosa iniziamo? Allora, anzi, quindi no, aspetta, scusami, ti interrompo. Sì. Che cosa hai usato sulle sopracciglia? Sulle sopracciglia ho usato il Brow Pot di Nabla nella colorazione Neptune. E poi dalla palette di Huda Beauty, la Rose Gold Edition, ho utilizzato la cialda henna, che è appunto un colore caramello bellissimo. L'ho picchiettato sopra le sopracciglia per ottenere un colore simile al mio colore di capelli attuale. Okay. Attuale. Quindi sulla Rose Gold, ragazzi, di Huda Beauty c'è un ombretto che si chiama Henna. Esatto. Che è molto caramelloso, quindi molto va bene caramelloso per le rosse. Poi se riesco, ragazzi, siccome io ho questo ombretto, posso farvi, senza che vi stata a comprare tutta la palette per un ombretto, che però io comunque vi consiglio perché è molto, molto buona bella, quella palette, sì, è fighissima. È la mia preferita del periodo. È proprio bella. Possiamo trovare dei, come si dice, dei dupes, sì, di quell'ombretto specifico là. Ok, e adesso partiamo realmente. Allora, quando ti sei avvicinata al make-up tu, cara Gloria? Ma allora, io mi sono avvicinata al make-up all'età di 16 anni, quando la ex di mio fratello mi guarda e mi dice: ma perché non ti metti la cajal nera? E io: cosa? No, no, a me l'occhio mi fa senso, guai! E mia mamma: dai, prova, cioè, non è che mia mamma: no, non ti truccare, sei giovane, prova. Quindi mi sono messa lì allo specchio, ho provato la cajal, poi il mascara, panico per me, perché io il terrore è proprio la fobia di delle cose negli occhi. Uh-huh. E da lì poi ho iniziato a metterlo, non dico tutti i giorni a scuola, però ho iniziato a truccarmi magari uno o due giorni a settimana per vedere un attimo come stavo. Truccarmi a... sì, forse l'anno dopo, 17-18 anni, ho iniziato a farmi il blu sugli occhi, ero fissata con gli ombretti shimmer, blu, belli accesi, verde, sì, insomma che non andavo in giro molto sobria, ecco. Ok. E quindi i tuoi genitori hanno reagito bene a questa cosa, perché prima accennavi che tua mamma, sì, ti inciteva anche lei, ok? Sì, anzi mia mamma apprezzava, diceva: oh, che bei colori che hai! Sì, la mia mamma, chi mi conosce sa che la mia mamma è una molto giovane, internamente molto... alla mano, sì. Molto young, sì. Allora, e invece quando hai iniziato a portare i primi fondotinta? Fondotinta ho iniziato a usarli a 18 anni, sì, fine 17, inizio 18, perché lo usavano anche le mie compagne. Okay. Solo perché non avevo problemi, non soffrivo d'acne, avevo la pelle, anzi, la pelle era perfetta, era bellissima. Tra l'altro molto scuri perché al supermercato non avevano la mia colorazione. Quindi anche in questo caso abbiamo una testimonianza di una persona che è molto molto chiara. Adesso io non so, sì, tu se fai fatica a trovarlo ancora oggi, perché nell'ultimo anno c'è da dire che ci sono stati tanti brand che sono arrivati per esempio da Sephora, come Becca, come Kat Von D, con le marche da supermercato, magari perché non si può permettere fondotinta costosi, è molto difficile, almeno per chi è chiara con un sottotono neutro, li trovi o gialli, perché io andavo in giro con la differenza, cioè proprio gialla e bianca. Oh, mamma è mia. Molto difficile, infatti erano più le volte che lo mettevo, andavo in giro come un pagliaccio, che quelle che non lo mettevo perché comunque lo volevo usare, però andavo in giro gialla. Marge, oh, Simpson. E invece se dovessi dirmi tre fondotinta che secondo te vanno bene con la tipologia di pelle secca, quali sono? Con la tipologia pelle secca mi trovavo molto bene con il Remarkable di Marc Jacobs, nonostante secchi tanto perché ha un'alta percentuale di alcol, però ai tempi con l'acne, quindi era un po' mista la pelle, okay, mi aiutava ad equilibrare questa cosa. Ok. Quindi magari non estendevo tanto qui, che era la zona più secca, ma andavo un po' di più in questa zona che era molto, cioè era piena d'acne, capito? Quindi la pelle era più grassa. E in questo modo bilanciavo un po' questa cosa. Il Total Control a me personalmente piace perché comunque non estendo tanto e non lo fisso, quindi in questo modo rimane abbastanza idratato. E poi mi piaceva tantissimo anche quello di... aspetta che devo ricordarmelo. Ah, quello di Revlon, che usavo tantissimo nella colorazione Buff. E non mi ricordo il nome però. Color Stay?
forse era il Color Stay, non mi ricordo. Comunque lo usavo anni fa proprio su YouTube. Oh, io sto continuando a spostare. Anni fa su YouTube mi ricordo che mi piaceva tanto, anche perché era la colorazione giusta per me, perché era molto neutro. Ok. E quello rimaneva bello idratato, sì. Ok, quindi questi sono i tre. Ah, la colorazione del Marc Jacobs te la ricordi? Era la più chiara, anche lì 01, 02. Sì. Una cosa del genere. Bianca. Ok, quindi poi mettiamo, ragazzi, i link di queste cose, così chi usa magari il 05 del Total Control di NYX sa che ha anche delle varianti. Esatto. E allora niente, adesso iniziamo. Cosa vuoi iniziare? Quel trucco occhi? Sì, dai, partire dagli occhi, visto che comunque la base l'ho già fatta. Qua continuo a picchiettarmi perché, come vi ho detto, sorrido molto. I miei si fanno le pieghette. Quindi okay. Oggi, ragazzi, usiamo di nuovo la Huda Beauty Palette. Allora, tante persone si sono lamentate del fatto che questa palette è molto costosa. La palette costava 69 euro, adesso da Sephora ne costa 64, quindi hanno diminuito il prezzo. Sono 18 colori, facciamo il calcolo di quanto costa ogni ombretto, perché di solito le persone non fanno questo calcolo dell'ombretto singolo, della solita singola, è vero? Allora, 64 euro diviso 18, voi state pagando ogni ombretto 3,50 euro, che ci sta. Non è un prezzo cattivo, cioè ci sta, per la pigmentazione che hanno, sì, cioè per la resa che hanno. Io veramente la sto utilizzando tutti i giorni, dura cioè, un sacco. Cioè, secondo me è una palette bella. Sì, è una palette secondo me che vale e che la puoi utilizzare in svariati modi. Sì, perché hai tanti colori dentro, esatto. Cioè, per dire, ci sono delle colorazioni che tu puoi usare, per esempio, anche come blush. È vero, è perché, vero. Perché sì. Guarda anche questo, che bello. Sì, assolutamente. Non è una palette. L'unica cosa che secondo me avrebbero potuto fare su quella palette è mettere uno specchio. Anch'io ci ho pensato. È mettere uno specchio. Anch'io. Però nella Desert Dusk c'è. Ah, ok. Nella Desert Dusk c'è, quindi secondo me la Desert Dusk a livello di prezzo forse è più equilibrato il rapporto, uh-huh. Perché comunque è una palette che costa quasi 70 euro. Però ricordiamoci sempre, ragazzi, che dentro ci sono 18 ombretti. Esatto. Che pagate per essere Huda Beauty 3,50 euro. Non è tantissimo. Ah, ma poi ci sono anche infatti quelli un po' più glitterati, più importanti anche per avere un trucco particolare, quelli un po' più sobri, cioè dipende. Ci sono secondo me un bel po' di varianti per diverse persone, ecco. Sì, sì, sì. Io la uso, è ovvio che ci sono dei colori che non posso utilizzare, però comunque la maggior parte di questi posso. Li riesci a usare. Sì, sì, sì. Va bene, allora partirei con Shy, che è quello che vi ho, che è quello che vi ho indicato prima. Questo qui, Don't be shy, e lo vado a utilizzare nella piega, così intanto se Loretta mi vuole fare delle domande, ok, io sono qui. Quando ti è arrivata l'acne? Cioè ce l'hai sempre avuta oppure è arrivata a una certa età? Cioè è legato alla pubertà, è legato... A quanti anni avevi quando ti è arrivata? Allora, questa è una bella domanda, perché l'acne io, come vi ho detto prima, cioè non soffrivo di questa sindrome, diciamo, di questo problema, perché avevo la pelle perfetta, cioè ovvio qualche brufoletto durante l'adolescenza ci sta, però non ne soffrivo. È successo quando dopo i 18 anni ho iniziato ad assumere la pillola. L'ho presa per più di 4 anni . E tutti mi dicevano: guarda che dopo un po' conviene fare una pausa, perché giustamente il corpo anche si abitua. Quindi io ho deciso di fare una pausa, ho deciso di fare una pausa, di smetterla, e smettendola mi è uscita l'acne tutta sulle guance, tutta sulla fronte, sul mento, qua, persino sul petto, anche avevo d'inverno proprio brufolettini anche causati dal caldo, dei maglioni, queste cose qui. E ho iniziato proprio a cadere, non dico in depressione, però ero molto triste, perché avendo sempre avuto una pelle decente mi sembrava strano avere questa cosa poi all'età di 18 anni, dopo che appunto ho assunto la pillola, ne avevo 18, 19, 20, 20, no, l'ho presa prima la pillola, perdonami, 17, 18, 19, 20, 21 anni, a 21 anni avere l'acne, mi sono detta: ma scusa, ma non doveva capitare prima, se proprio doveva uscirmi? Certo, certo. Quindi mi sembrava molto strana questa cosa, e ci sono anche i video sul mio canale che testimoniano nei get ready che avevo proprio l'acne, e tanta gente che mi insultava, gente che mi diceva: non la gente ti insultava?
per i brufoli? E anche pesantemente. Ma ricevevo commenti del tipo fai schifo al ma che schifo, trovarmi nel letto con te la mattina, che orrore. Oppure non dovresti truccarti, bruciati direttamente la faccia, tutte queste cose. Io li ho eliminati tutti perché ho pensato che comunque non era, non tanto per me, non era bello per chi ne soffriva, perché io immagino una ragazza o un ragazzo che soffre d'acne, che ha l'acne e che legge i miei commenti e dice: bene, se la insultano a lei, chissà a me che cosa potrebbero fare, cioè per strada, la gente che ti guarda. E da lì ho iniziato proprio a capire la gente che cosa prova, anche quando parli con le persone stesse che non ti guardano più gli occhi o la bocca, ma ti guardano la guancia, ti guardano... Davvero? Sì, vedi proprio che ti fissano lì. E dentro di te dici: oddio, chissà cosa pensa, che schifo, no? Perché magari vedevi comunque i brufoli nuovi. Ho iniziato proprio a soffrire di sta cosa anche psicologicamente, tant'è che coprivo e non va neanche bene, come ho detto prima, perché puoi coprire ma fino a un certo punto, non è che fa bene alla pelle coprire, anzi la pelle più respira e più libera, meno ti tocchi la faccia con le mani meglio è, prima guariscono. E quindi niente, da quell'episodio lì mi è uscita l'acne, ho iniziato ad assumere di nuovo la pillola perché pensavo fosse causata dalla mancanza della pillola. E riassumendola, mi hanno dato una pillola con un dosaggio, con un sovradosaggio di ormoni che mi ha causato tra l'altro anche un po' di irsutismo. Cos'è irsutismo? Sarebbero i classici peli degli ormoni, quindi i peli in questa zona, i peli, la peluria da questa parte qua. E so che tante ragazze che mi seguono ne soffrono e si vergognano anche comunque a uscire di casa, si fanno la lametta o addirittura sono tutti i giorni a spinzettarsi. Ogni mattina passavo le mattine a togliermi i peli fino a un mese fa, perché adesso è iniziata la luce pulsata e stanno andando via. Quindi creano, oltre, cioè una persona dovrebbe guarire dell'ovaio policistico, perché appunto io soffro di ovaio policistico, anzi tutte e due le ovaie, e anziché guarire una persona peggiora. Certo. Quindi bisogna anche capire il dosaggio che la pillola, quello che serve al corpo. Però appunto io poi l'ho smessa, adesso sto molto meglio, ho preso degli integratori che mi hanno aiutato. L'integratore in questione potete prenderlo, nel senso che chi soffre di ovaio policistico, di questa sindrome, può informarsi e poi nel caso prenderlo, perché io sento di quelle cose anche in merito alla pillola, di gente che la prende senza prescrizione, senza comunque fare un esame del sangue. Ragazzi, fate gli esami del sangue prima di prendere la pillola, perché è super importante. Oh my god. Causano anche problemi al cuore, cioè si parla di una cosa veramente pesante. E l'integratore che io ho preso per anni, che mi ha aiutato, è stato Sinopol. Questo me l'avete consigliato tra l'altro voi della community. Io, grazie alle mie iscritte che mi hanno consigliato questo farmaco, diciamo che mi ha fatto guarire, ecco. Io adesso non lo prendo da 2 mesi, ho il ciclo regolare. Per quanto i brufoli, come vedete, sono quelli. Per 2 anni. Ok. Quindi la pelle è migliorata tantissimo, infatti in tante mi state chiedendo cosa sto facendo e questa è la risposta. Siete nel video giusto. Bene, bene. Quanto ha influito sulla tua autostima il fatto di avere una pelle acneica? Tanto. All'inizio tanto. Perché come dicevo mi sentivo dare proprio di quei nomignoli assurdi che manco alle elementari. E uno dice: cioè devo arrivare su YouTube per essere offesa? No. Infatti all'inizio, come vi ho detto, mi coprivo tanto, anche quando uscivo di casa. Magari prima uscivo anche struccata, poi ho iniziato a truccarmi sempre, sempre. Cioè uscivo di casa e mi mettevo almeno il fondotinta. E non è bello, perché la mattina vuoi anche svegliarti e andare, che ne so, a prenderti un caffè senza truccarti, essere succube del make-up e non simpatizzante. Cioè nel senso, diventi succube poi, è una cosa bruttissima, perché io ho sempre adorato truccarmi, ma non così, cioè non per coprire qualcosa che poi è un problema degli altri se non ti piace. Cioè la mia faccia è quella, non dovrebbe definire chi sei, non dovrebbe definire il tuo carattere, la tua persona, solo perché hai dei brufoli. La gente non dovrebbe rabbrividire nel vedere il tuo viso, come è per l'acne, come è per qualsiasi cosa. Quindi. Certo. Poi io mi ricordo che avevo visto il video di My Pale Skin, mm-hmm. Te lo ricordi? E non, allora, non so chi è, ma non mi ricordo il video. Quello, allora, lei aveva fatto... Con gli insulti? Sì. Ok. Aveva fatto un video, ragazzi, se non lo conoscete ve lo linkiamo, sì, qua sotto, dove lei proprio ha fatto un esperimento sociale. Sì. Durante il quale ha deciso di mostrarsi con la sua pelle
E anche lì in quel caso ha ricevuto una marea di insulti. E poi invece quando era truccata, sei bellissima, esatto, sei stupenda. Cioè è incredibile come la società non riesca ad accettarsi, sì, ad apprezzare e a rispettare la diversità. Esatto. Facile dire, scrivere, ah siamo tutti uguali. No, non siamo... Intanto non siamo tutti uguali perché, cioè, siamo tutti diversi, anche i gemelli sono... Meno male! Ma meno male! Però ecco, cioè, ci dovrebbe essere un'uguaglianza, secondo me, nella percezione della diversità. Mm. Allora, a quel punto sì che saremo tutti uguali nella nostra diversità, esatto, ok? E quindi sì, bisogna fare attenzione anche al fatto che, cioè, magari tante persone dicono, ma tu togli i commenti, fai, però quando una persona toglie i commenti... È per non far soffrire anche gli altri, esatto, io ho pensato a questo per ma i brufoli, sì, perché... Cioè, allora, la community, ragazzi, la nostra community è molto diversificata, quindi se noi andiamo a mantenere dei commenti che magari sono troppo offensivi, io magari riesco ad attutire il colpo, ma sì, ci sono magari delle persone che... non riescono a farlo, poi si creano le diatribe, i litigi, e io onestamente soffro nel vedere le persone che litigano, non mi piace per niente, io non voglio questa cosa. No, ma si crea una situazione malsana, cioè proprio una cosa è di brutto. Disagio che... Poi più lo vedi, più una persona si sente poi anche autorizzato a farlo di nuovo. È vero. Proteggere la propria community è giusto, io sono per mettere un filtro nei commenti, perché ragazzi, noi siamo persone come voi, abbiamo dei sentimenti, abbiamo delle insicurezze e sì, ok, magari possiamo ispirarvi, però siamo persone umane anche noi, quindi esatto, occhio con le parole, perché esatto, le parole possono aiutare la tua autostima, ma possono anche distruggerla. Infatti in quel periodo, come ho detto prima, io ero a terra, proprio a terra, e cercavo di non far vedere questa cosa. Infatti tant'è che poi ho detto, sai che c'è, basta, non... perché mi devo truccare, come ho detto prima, per essere dipendente da questa cosa, non perché mi piace come facevo prima. Allora ho iniziato a fare i weekly vlog senza make-up, iniziare i weekly senza make-up, e anche lì ricevevo insulti. Ah sì? Sì, sì, anche nei weekly, oddio che schifo, appena sveglia, ma perché, ma truccati? Cioè è il contrario di quello che mi dicevano nei Mi Preparo Con Voi, dove partivo per truccarmi. Lì dicevano, oddio che schifo, ma non, che spavento, ho aperto il weekly, ti ho visto così, con la faccia piena di brufoli, mamma mia che orrore, cioè... No, perché? Perché mi devi offendere? Cosa ti cambia a te? Ti cambia qualcosa nella tua vita dopo che mi hai offeso? Cioè, non capiscono che feriscono anche tanto. E, però lì è stata anche una sorta di... mi ha spronato questa cosa, nel senso che ho iniziato a vedere anche la community che mi difendeva. Infatti vedevo proprio che dicevano, auguro a te questa cosa per vedere come ti senti dopo che una persona ti insulta, oppure non dovresti fare questi commenti perché c'è gente che ne soffre, che c'è di male a mostrarsi senza make-up, tu la mattina ti svegli truccato, cioè cosa vuol dire allora? Certo. E quindi certo, da lì ho iniziato a dire, basta, non mi trucco più, cioè mi trucco di meno. Ho iniziato a truccarmi solo gli occhi, a lasciare la pelle senza fondotinta, mi truccavo solo per magari degli eventi particolari o altre cose, e poi anche è tanto una cosa mentale, nel senso che se tu sei, se tu ne soffri e sai che stai male di questa cosa, è anche tanto psicologico, ecco, quindi più stai male, più ti escono. Cioè, è anche proprio una roba, un fattore mentale, non devi stare bene dentro. Ah, quindi tu dici che... Lo stress fa uscire i brufoli. Lo vediamo anche nei film, no? Tipo quella che ha un evento particolare, pum, riesce il brufolo. O anche tra di noi, no? Guarda, mi è uscito un brufolo perché ero stressata. Tu pensa già a chi soffre d'acne, che viene insultato, che si sente a disagio, e gli escono il triplo perché è stressato. Certo. Poi magari alla scuola, una famiglia che non... Cioè, sono tanti fattori, tanti. È una cosa che non avevo mai considerato, lo sai? Mm. Che potesse anche dipendere da uno dallo stress sì, fisico. Sì, fisico e psicologico, cioè proprio una cosa... È brutto soffrirne. Però io dico una cosa, curatevi e pensate che prima o poi l'adolescenza se ne va, i problemi di ormoni si possono guarire, cioè potete comunque attenuarli, non guarire no, perché l'ovaio policistico, per quanto ne so, non c'è cura effettiva. Però potete attenuare i disagi che porta, quindi... informatevi, sono con voi. Sono con voi. Senti, c'è qualcosa che ti piacerebbe dire magari alle ragazze e ai ragazzi che vanno a scuola e hanno questo problema?
Cioè, non nascondetevi, perché se tu hai questa cosa e ti chiudi in te stesso, dai modo alle persone di prenderti in giro, di trattarti come tu ti tratti. Io credo che se iniziaste a trattarvi bene e a far vedere alla gente che voi avete tanta autostima di voi stessi, vi tratteranno di conseguenza, sicuramente. Quindi fate vedere che non avete paura di mostrare i brufoli, di andare a scuola con i brufoli, ma anche se li coprite col fondotinta, non vi sentiate a disagio, perché comunque è una cosa che non state passando solo voi. Allora, ho usato Shine e la piega, Henna, che è quello utilizzato anche sulle sopracciglia nella parte esterna, con un po' di Bossy, che è bellissimo questo colore qui. Anche a me piace molto. Per intensificare tanto qui. Poi l'ho sfumata proprio bene bene bene, ho applicato anche questo qua più chiaro panna, bene nella parte della palpebra mobile, e ho sfumato benissimo. Adesso riapplico Henna e un po' di Bossy nella parte della rima inferiore esterna, cigliore. Okay. E come illuminante Mary Luminizer, che è uno dei miei illuminanti preferiti della vita. Yes, io qui, adoro! Qui e qui. È fighissimo, ma molto. Allora io uso Betty Luminizer, che è più... Sì, aranciato? No, è un oro giusto per me, è buonissimo, è proprio figo. Ti risalta l'incarnato, no? Sì, ma poi mi piace anche proprio la texture. La texture, è vero, è favolosa. La texture di questo illuminante è formidabile. È vero. Cioè, siamo quasi ai livelli di Becca, però The Balm, ragazzi, The Balm, non so se lo sapevate, però è un brand che è considerato drugstore. Non è high-end, perché non costa tantissimo, quindi... Cioè, rapporto qualità-prezzo molto buono e la performance di questo illuminante è veramente formidabile. Quindi è vero. Consigliamo questo illuminante per gli incarnati chiari. Anche Cindy Luminizer, Betty Luminizer e Mary Luminizer. Mi pare che sono tre, giusto? Sì. Tu qual è che hai detto che usi? Sì, Mary. Mary. Cindy, Mary. Io uso Betty. Betty, tu sei una da Betty. Yes, girl. I'm Betty. You're Mary. Io sono Mary. Adesso applico le ciglia finte, dai, così almeno lo lascio abbastanza tranquillo il make-up, ma con le ciglia finte diamo uno sguardo un po' più pop. Che ciglia finte stai utilizzando? Il numero 20 di NYX, le Wicked Lashes, sono favolose, veramente. Sono anche molto comode perché hanno la banda in nylon sottile, anziché quelle proprio grosse, spesse, quindi non le sentite neanche su. Sono molto belle, molto naturali, però allo stesso tempo... Sono abbastanza spettinate, ecco, quindi vi fanno proprio un bello sguardo. Ok. Ah, tu cosa usi di colla? Allora, qui sulla colla io utilizzo la Duo, però non ne vado matta. Ma lo sai che adesso c'è quella senza formaldeide, che è uguale a quella di Essence? Io quella adoravo, ma l'hanno tolta dal commercio. L'hanno tolta dal commercio. La Frame for Fame. Allora, sì. Adesso ce n'è un'altra, ragazzi, di Duo, che io l'ho trovata da OVS, che è questa qua. È identica! Yes! È identica a quella di Essence! Yes! Io guarda, da quando ho scoperto quella lì, sono dipendente, e calcola che io ho usato la Duo normale per anni, però ecco, la Duo normale, ragazzi, c'è la formaldeide dentro, e quindi se sei una persona che si mette le ciglia finte tutti i giorni, come potrebbe essere magari Cindy, non va bene assolutamente. Io non lo sapevo, vedi? Quindi quella lì è molto meglio e in più si asciuga subito. Pensa te. E più non è nociva. Prova a usarla se vuoi sull'altra ciglia. Sì, dai, volentieri. Anche perché questa, dopo una giornata, tende a proprio andarsene via. Senti, ci sono dei prodotti skincare con la quale ti sei trovata bene nel periodo in cui avevi più acne nella salute? Per dirti, tonico, crema idratante, che cosa utilizzavi? Allora, io di tonico sono sempre stata una che non ho mai utilizzato il tonico. Questo è molto male, Gloria. Lo so, infatti mi sgridano in parecchie persone. Mi dimentico proprio di usarlo. Io e la skincare andiamo bene un mese, poi dopo Gloria si dimentica. Sì, vabbè, utilizzavo anche i prodotti Eisenberg. Sì. Che appunto sono prodotti che costicchiano, però mi hanno aiutata tanto. Adesso non so gli ingredienti, adesso sicuramente me li starete sconsigliando qua sotto, perché adesso arrivano. Esatto, però io non sono una che sta molto dietro a queste cose. Ho provato a utilizzarli, mi hanno aiutata, quindi ho detto vabbè. Però no, devo dire che sono stati molto utili, perché ho capito che innanzitutto non bisogna stressare sempre troppo la pelle. C'è anche il fatto di fare, ecco, il Clarisonic. Ah. Io lo utilizzavo tutti i giorni quando avevo l'acne, ok? Sì. Errore. Ok.
perché andate sempre a arrossare ancora di più la pelle. E il sebo, diciamo, la parte del brufolo che quando esce, quella parte lì non deve assolutamente toccare il resto del viso perché ne formate altri. Ah, giusto, perché si crea la contaminazione, esatto, la diffusione. Esatto, del... e nelle setole, anche se le lavi, anche se le disinfetti, un po' rimane dentro. Quindi sì, sì. Io ho imparato a proprio non utilizzare più quelle cose, non andare troppo a pulire a fondo la pelle, perché siamo fatti anche per autogestirci, il corpo è una macchina perfetta, perché se tu vai a pulire troppo la pelle, cioè quella non ha più pH, non ha più niente, cioè tu gli togli tutto. Mm-hmm. Quindi secondo me è anche meglio non andare troppo a caricare di prodotti, a stuzzicare, sì, perché... Less is more. Quindi poi mi dici, mi fai sapere cosa usavi di Heisenberg, che lo mettiamo... Sì, di Heisenberg usavo il siero, quello rosa, che ti faccio sapere, vi faccio sapere tutti i nomi. La crema, che era una crema molto burrosa, che ripeto, con la pelle secca mi ha aiutata tanto a tenerla idratata ma non appiccicosa proprio durante la notte. Poi era un toccasana perché mi svegliavo la mattina con la pelle radiosa. Ah. Sì. E il contorno occhi in gel, che utilizzo tuttora ogni tanto perché avendo anche le occhiaie secche e l'osso abbastanza evidente, mi ha aiutato a gonfiare un po' questa parte, ecco. Ragazzi, in alcuni casi purtroppo bisogna utilizzare un prodotto che costa. Esatto, cioè esatto. La skin care, almeno, cioè la skin care, ragazzi, spendere. Bisogna investire, perché sì. Cioè noi siamo abituati, magari io, te, i nostri colleghi, ad utilizzare magari prodotti che hanno un inci non troppo buono, no? Esatto. Però poi sulla skin care bisogna investire, perché esatto. Una volta che ti strucchi e ti idrati e fai, metti tonico, quello va diretto sulla pelle. Sì, cioè non puoi, tu no. Non puoi usare una cosa che non è buona. Esatto. Perché con il passare degli anni poi la pelle ti sente. Sì. Ne risente la pelle. Assolutamente. Quindi so che magari uno adesso dirà ma io non c'ho i soldi. Non lo posso permettere, giustamente, cioè, però investite in questa cosa, nella skin care. Sì, se potete magari provate a mettere da parte dei soldi, o magari chiedere anche un campione, esatto, vedere come vi trovate e poi valutare se è il anche caso Kiehl's, o meno. Ho utilizzato anche dei prodotti Kiehl's. Ah sì? Io. Che cosa? Sì, mi avevano dato dei sample che utilizzavo ai tempi quando avevo appunto l'acne, quello Midnight Recover. Midnight Recover? Sì, che è quello con la confezione blu. Ok. Quello l'avevo provato, mi pare che non ricordo se era un contorno occhi. Mm-hmm. Poi avevo utilizzato sempre la loro crema, che anche qui vi diciamo tutto giù, mi sono trovata bene perché per quel poco che ho provato proprio con i sample mi avevano fatto l'analisi della pelle. Potete andare a farla anche voi, esatto. Proprio in centro. In, È gratuito, sì, tra l'altro. Sì, sì, sì. Voi potete entrare nelle loro boutique, esatto. Negli store monobrand di Kiehl's, ma anche mi pare Rinascente a Milano in Duomo lo fanno. Sì, mi pare di sì, Che tu vai lì, loro ti fanno... Aspetta, com'è che l'hai chiamata? Anamnesi della pelle. Anamnesi della pelle. Sì, te la valutano, guardano un po' come siete, se avete secca, se avete bisogno di prodotti idratanti o no, cioè nel senso comunque che vi aiutino a... al problema che avete, ecco. E in ragazzi, base a quello... non fissatevi, non fossilizzatevi sulla vostra tipologia, perché la pelle cambia. Sì, la pelle sì, può sì, essere sì. Secca magari d'autunno, nelle mezze esatto, stagioni, diventare esatto. Super grassa d'estate. Esatto. Quindi questa è una cosa che secondo me va fatta spesso, mm-hmm. Di valutare bene che tipologia di pelle si ha. E cambiatele spesso, perché aiuta tanto, la pelle ha una memoria. E quindi utilizzare sempre la stessa crema, come dicevo prima, la pelle, il corpo, insomma... Poi si abituano, quindi poi non fanno più lo stesso effetto che vi davano all'inizio. Quindi io ciclicamente cambio prodotti, ogni 2 mesi, 3 mesi così cambio totalmente skin care, ecco. Quindi è consigliabile fare così, sia che avete problemi o no. La crema con la quale non puoi vivere qual è? Bella domanda, perché cambio spesso. Beh, quella di Heisenberg. Ok. Sì, perché a parte che è tanta e ogni tanto proprio la utilizzo mi sento bene quando la metto su, no? Mi sento bella idratata, mi piace, sì. Quindi direi quella di Heisenberg, poi sempre i nomi ve li diciamo dopo. Perché... Gloria alla memoria! Allora, dopo aver applicato le ciglia finte, io andrei ancora un po' di blush illuminante, poi lascio questo make-up abbastanza naturale, perché non dobbiamo caricarlo troppo. Sì, tra l'altro poi questa base è molto... leggera. Sì. E adesso applico questo di Anastasia, che mi ha gentilmente... donato Loretta per questo video. Il blush trio, utilizzerò la tonalità desert, che è un po' più aranciata perché
con questi capelli vado ad utilizzare prodotti belli caldi. Yes. Ma questa è in polvere? Sono in polvere? Sì. Sembra sì. che hanno una texture più... satinata. Ah, esatto, sì, particolare. Sì. Lo scarico un po' perché... anche beh, tu miei... sei molto più chiara di me, quindi... No, beh, però te l'ho detto, io li utilizzo così, così scuri, eh. Però li scarico sempre perché, guarda... Sì, sì, sì. E poi una cosa che vado a fare sempre è questo. Ok. Quindi poi li vado a rendere più soft con la spugnetta. Giusto perché ci piace il glow. Oh! Ma cosa ti utilizzo? Dai, Lori. Uso questo. Ah, quello è un bellissimo pennello. In Real Techniques, non l'ho mai provato questo. È fighissimo. Io l'ho visto utilizzare, non mi ricordo se da Patrick Star o da chi altro, per che applicare... bello! Sì, no, spacca. Ma sai cosa è successo? Con il blush sotto ha preso l'illuminante un po' rosa. Che roba! Sembra tipo un po' duochrome. Esatto. Questo blush è troppo bello. Yes! Glow, baby, glow. Ecco qua, non illuminate i brufoli, mi raccomando, che quelli già si illuminano da soli. Mannaggia. Ma dai, passiamo alle labbra, così finiamo il make-up. Che tipologia di labbra hai? Secche? Secche. Cosa fai per non farle spezzare, per dirti, quando metti il liquid lipstick? Fai scrub, lo idrati con lip balm, che cosa usi? Scrub non lo faccio spesso, però ho quello sì, allo zucchero, che mi diverto un sacco a fare, quello lì proprio classico, con l'olietto dentro. Anche qui vi do il nome molto buono, il nome del prodotto, che ovviamente adesso non ricordo. Ma di che marca è? Non ricordo. No, però normalmente si applico il burro cacao anche prima di truccarmi, che in questo caso non l'ho portato, quindi... E qual è il tuo preferito? Sono... Ma anche quello lì di Sephora mi piace tanto, anche quello a me rosso. Mi piace, sì. Questo qua, ragazzi, adesso ve lo faccio vedere. O anche il Dr. Lip, che sarebbe quello che si usa anche sui capezzoli, per le mamme che allattano. Sì. Girl! Hai capito qual è? No! Quello che si mette sui... Allora, sì, normalmente anch'io questo. È buonissimo, sì, ragazzi, molto. Cioè, top questo... Colora un po', però è molto molto buono, poi... Ma poi è universale, perché è colora anche le mie di labbra, si vede un po' quel rosino. Sì, 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 è molto naturale, trasparente, colorato, un po' trasparentato, ecco. Però anche quello di Dr. Lip è molto, molto buono, tanto, tanto carico, perché appunto si usa anche sui capezzoli. Ma perché si usa sui capezzoli? Per le donne che allattano, che si seccano, capito? Oh, quindi lo metti lì e ti imburra proprio, che roba strana. Oh, e poi applico appunto le tinte, che su di me purtroppo i rossetti liquidi opachi matte tendono dopo un po' di ore giustamente a sgretolarsi nella parte interna, perché avendo anche le labbra grandi e i denti che toccano sulle labbra, ah, ok, mi si cancella un po'. Però dai, devo dire che con queste cose mi durano. Ok. Quindi adesso applico il Melted Matte Sopravvissuto Nauri by Nature. Io poi non sono per... l'applicazione col pennello. Ah, ok. Non riesco, io mi sono sempre fidata degli scovolini. È anche un po' una sorta di sfida, no? Per vedere se ce la faccio. Yes, we like that. Mi piace un sacco questo make-up, perché il viso è molto fresco, sembra che tu non abbia il fondotinta e sì, e poi anche le labbra questo vanno colore benissimo con i tuoi capelli. Grazie a te, Gloria, per essere... Grazie a te, grazie a voi, davvero, spero di avervi aiutato. Sì, io penso di sì. Mi raccomando, ragazzi, mi piacerebbe tanto che la mia community fosse anche quella di Gloria. Quindi seguitela sui suoi social, Instagram, YouTube, grazie. Facebook. E niente, se c'è qualcosa che vuoi dire... Qualsiasi cosa, anche se avete un problema, anche io scrivetemi, lasciatemi i commenti, così almeno è bello anche quando si formano delle discussioni, dei punti sì. di vista, chi utilizza cosa, chi preferisce fare una cosa rispetto a un'altra persona, insomma... commentate, perché sia su Instagram che su YouTube a me piace vedere quando vi scrivete anche tra di voi, dico, oh, che bello, magari si formano anche amicizie. Sì, sì. È vero. Anche a me piace tanto quando sì. si parlano e si consigliano e magari si sentono anche è vero, al di fuori. È vero, c'è stata una volta una ragazza che era disagissima anche lei, sempre per la storia dei brufoli, degli ormoni, queste cose qua. E c'era gente sotto che la supportava. Dai. Sì, sì, ancora i commenti, ma non mi ricordo bene qual era il video, sempre forse un vlog, ma si supportavano tantissimo, è stato bellissimo. Questa è la community sì. che noi vogliamo vedere, ragazze. Perché le persone che si espongono sui social media, generalmente lo fanno, questo è quello che ho constatato io conoscendo diverse persone,
per crearsi un mondo parallelo di serenità. È vero. Ragazzi, io e Gloria non siamo andati d'accordo sempre, eh? Abbiamo avuto diverse discussioni, screzi. Però siamo qua perché siamo persone umane e accettiamo i difetti e accettiamo i pregi. Cioè, non è che per forza due persone devono anche essere uguali per andare d'accordo. È questo che dovremmo capire nel mondo. Non dobbiamo essere uguali per andare d'accordo. Cioè, sia caratterialmente sia fisicamente. Sì. L'importante è accettarsi e accettare. Questo secondo me. Anche perché non si può vivere solo d'odio. Cioè, ma che vita fate? Basta, no. Basta. Basta. È così bello sorridere, ridere di tutto. Poi, cioè... allora, l'essere gentili e cordiali, no? Non vuol dire per forza essere amici. Però allora, quando c'è il rispetto, quando c'è il rispetto verso l'altra persona, è quello che importa. Uno può essere magari anche non in accordo con una cosa che uno dice, però rispettare l'opinione altrui. Sì, quello sì. Ecco, questo quando dico che la mia community è molto educata in questo, per dirti, quando c'è stato il video di Eya, io sono rimasta scioccata dell'apertura, ma perché li ho educati io così? Quindi, secondo me, ma adesso hai visto che YouTube ha messo anche un'altra cosa oltre al filtro dei commenti? No. Tu puoi mettere una lista di parole che non possono essere utilizzate. Quindi quello lo sapevo. Adesso c'è un'altra cosa che parte proprio in automatico, senza bisogno che tu metti le parole. Cioè, questo proprio per indirizzare il pubblico che non deve essere una cosa di odio, ma deve essere... Ma anche perché, secondo me... Cioè, è fuori controllo questa cosa dei commenti. È fuori controllo. I social stanno diventando fuori controllo. È fuori controllo. Noi possiamo condividere la nostra vita, voi potete condividere la vostra vita, ma la gente non saprà mai poi, chissà, chiusa in casa, cosa fate tutto il giorno, cosa pensate. Assolutamente. Come vi trattano, magari vi è andata male una giornata. Nessuno lo può sapere se non voi. Infatti, amatevi perché sarete gli unici ad amarvi per tutto il resto della vostra vita. Sì, quindi sì. Questa è una cosa importantissima. Assolutamente. Quindi, di nuovo, grazie Gloria per grazie a te, grazie venuta. A voi. Seguitela, mi raccomando, fatele tutte le domande che volete. Lei, sì, ovviamente, ragazzi, cioè, cercate di capire anche che ha più di 100.000 persone che la seguono e... Sì, cioè... è un po' difficile stare dietro a tutti, però non io magari, a tutti, però ci sono anche le ragazze o i ragazzi della mia community che vi rispondono, cioè nel senso magari qualcuno che sta passando lo stesso periodo vostro vi può aiutare, quindi che si crea proprio questa sorta di dibattito. Ma niente ragazzi, ciao, grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao!